Nei 30 anni di governo di Pericle, Atene vive un momento di eccezionale sviluppo politico ed economico, ma soprattutto diventa una delle capitali culturali dell'antichità. Tra le sue mura vivono grandi filosofi come Anassagora, Protagora e Socrate, che insegna ai suoi discepoli la dialettica e la ricerca della verità. Le tragedie di Eschilo e Sofocle suscitano le emozioni del pubblico, che accorre in massa a teatro durante le sacre rappresentazioni, mentre la feroce satira di Aristofane educa gli ateniesi alla critica del potere. In questo ambiente così fecondo, le arti e il pensiero raggiungono livelli inarrivabili per l'epoca e fioriscono i circoli intellettuali, primo fra tutti quello di Aspasia, l'amante di Pericle. Negli stessi anni anche la scultura greca vive una straordinaria evoluzione, che ha il suo epicentro in Atene. È qui infatti che operano tre geni artistici quali Mirone, autore del celebre Discobolo, Policleto, l'ideatore del canone di proporzioni della figura umana, e Fidia, a cui si devono alcuni capolavori dell'età classica. Proprio a Fidia viene affidata la direzione del programma di lavori pubblici voluto da Pericle. Una gigantesca campagna edilizia che mira a trasformare completamente il volto di Atene e a sottolineare il nuovo corso politico promosso da Pericle. Viene ristrutturato il porto del Pireo. Sorgono il lungo muro di fortificazione della polis e i nuovi bagni pubblici cittadini. Ma in particolare viene avviata la ricostruzione dell'Acropoli. In quest'opera vengono profusi gli sforzi maggiori da parte di artisti e maestranze e vengono realizzati i monumenti più significativi della città. Il grande teatro coperto, lo scenografico ingresso colonnato e, scolpiti dallo stesso Fidia, la statua in oro e avorio di Atena e il Tempio del Partenone. Il progetto di rinnovamento della città voluto da Pericle rappresenta l'apogeo di Atene, tramandando ai posteri l'immagine di una città nel momento del suo massimo fulgore politico e culturale.